alcune osservazioni, cerco di essere più breve possibile in modo da non annoiare nessuno. Allora, il primo aspetto a cui tenevo a dire è quello relativo alle, diciamo, voci che ci sono state recentemente in relazione alle elezioni, parlo, che hanno visto alcuni di noi, anche me, forse uno tra quelli, diciamo, che sono stati, chiedo scusa che è Monia, scusate il personale, mi è la giornalista, un secondo, Monia. E quindi, allora, su due o tre punti. Il primo punto, rapidissimo, per quanto riguarda le elezioni, forse non era stato chiaro, l'avevamo detto fin dall'inizio, forse non era stato chiaro, ma io so che era stato chiarissimo, l'avevamo detto fin dall'inizio che non avevamo mire, non avevamo interesse a coinvolgerci direttamente, perché volevamo essere liberi fin da 5 anni fa, ci abbiamo scritto apolitico nello statuto del comitato. Questo era quindi un progetto che è nato così e che riteniamo debba proseguire in questo modo. Alcuni sono rimasti anche delusi da questa nostra, diciamo, fede, questa schiena diritta, la testa alta, perché pensavano che comunque fare una battaglia per il comitato significava anche poter fare una giusta battaglia, può darsi, in ambito politico. Dal nostro punto di vista invece riteniamo che sia meglio rimanere liberi e vorremmo rimanere un pungolo per l'amministrazione. Qualsiasi amministrazione ci sarà, noi staremo lì, perché le battaglie future staremo lì come spirito critico, come coscienza critica, in modo da ricevere le istanze di tutti e portarle avanti secondo quello che riteniamo essere giusto, secondo il buon senso, senza vederci legati con lacci e lacciuoli da parte di vari gruppi. Questo secondo me ci rende più liberi e anche più, oltre che più forti, anche più credibili, perché cominciano adesso con l'ospedale e poi proseguirà con l'ingegneritore. Saremo facilissimi profeti nel dire questo. Già sta avvenendo. Già sta avvenendo, come sapete, il presidente Cerecioli ha tradito clamorosamente il mandato che gli aveva dato il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è stata votata all'unanimità il 2 dicembre, 2 mesi fa, una mozione che aveva presentato la minoranza e che era stata accolta da tutto il Consiglio comunale, con cui si doveva impegnare colui che andava a rappresentare le Marche nella conferenza Stato-Regioni a dire no all'ingegneritore. Quindi appena il 2 dicembre c'è stata una riunione in Consiglio regionale in cui tutti hanno votato all'unanimità, quindi anche Cerisoli, questo tipo di documento. Lui si è recato alla conferenza Stato-Regioni il 4 febbraio, 2 mesi dopo, e ha votato che cosa? Sì! Secondo il dettato di Renzi, no? Ha votato sì, quindi 2 mesi dopo ha smentito il suo Consiglio regionale. Io voglio dire, questo è qualcosa che sotto un profilo politico è un tradimento incredibile. Non ho sentito sollevazione di scudi, secondo me era qualcosa da fare veramente una pseudo-rivoluzione, perché ha tradito il mandato in modo clamoroso. Inoltre, mi meraviglio, e l'ho letto ieri, l'opposizione, secondo me, oltre che la interrogazione, ha messo alle corde anche con il documento. Sarebbe uscito un documento segreto o pseudo segreto che tenevano nelle loro tasche e che avrebbe dato Ceresoli, cioè la firma di Ceresoli. Non so a questo punto cosa può valere. Ieri ho appreso che è stato in Consiglio Comunale, che ha messo questo documento, che l'opposizione ha detto: ma come tenete segreto un documento del genere? Sarebbero delle garanzie, non so in che forma, scritte, perché finora quello che ha detto la sera ha smentito la mattina. Guardate ospedali in Materica, guardate ospedali Tolentino, guardate quello che è stato detto su noi. Sarebbero delle garanzie per questo ospedale, ma garanzie che in realtà su cui voglio dire assolutamente non crediamo, e garanzie che finora non ci sono state minimamente, non c'è stata la minima credibilità. Quindi, primo concetto che vogliamo far passare è che ci piacerebbe essere liberi per essere più forti con tutti voi cittadini, raccogliendo le opinioni di tutti voi e portandole avanti con la schiena dritta, perché a questo punto, se non abbiamo nessuno, come dire, da dover spalleggiare, possiamo essere più liberi, più forti per questo tipo di battaglie, perché in futuro l'inceneritore, cioè le battaglie sulla salute, non è una cosa di poco conto. Il secondo aspetto che volevamo segnalare era quello delle iniziative che abbiamo intrapreso.
Noi non ci fermiamo, pensavamo addirittura anche ad altre possibili iniziative. Una che secondo me è forte, ve l'annuncio, ma ne abbiamo parlato, è quella in ordine a, siccome abbiamo fatto tanti esposti che finora stanno tutti al prefetto, alla procura, stanno come dire in fase di indagini, ce ne potrebbe essere un altro che secondo me può avere un'efficacia forte, alla Corte dei Conti. Come sapete la Corte dei Conti è un organo che deve valutare non solo se ci sono delle atti illegittimi o dei appropriazioni di denaro da parte di pubblici impiegati, ma anche la sindacare sullo sperpero di denaro, no? Sulla legittimità dei soldi che vengono spesi, perché sono soldi nostri. Quindi uno a casa propria fa come vuole. Se c'è una casa che deve lasciare e ne va a costruire un'altra, a casa nostra possiamo spendere i soldi anche su quella vecchia. Ma se stai nel pubblico, che senso ha? Abbiamo letto tutti che vogliono fare l'ospedale unico. L'ospedale unico costerà decine di milioni di euro, immagino. Ma perché si è sospesi allora non appena si andranno a spendere a Macerata 900 mila euro? Perché c'è stata la delibera del 31-12. Quando anche quello... Soldi buttati via. Abbiate pazienza, 8-900 mila euro non è uno scherzo. Cioè, voglio dire, allora a questo punto non è meglio mantenere le strutture che c'hai fino a che un anno, due anni, cinque anni non costruirai l'ospedale unico regionale. Dopo si vedrà dove farlo. Certo, ho sentito che Martini vuole farlo a San Severino, perché lui di giorno fa, è stato simpatico, mi ha detto pure sempre, dice di giorno appoggia il comitato, di notte fare riunioni col partito e cambia idea. Ieri sera la notte probabilmente si è proposto un attimo. Poteva proporlo 5-10 anni fa, e allora magari è una bella idea. Voglio dire che andare a spendere milioni di euro, comunque 900 mila euro, non è una somma di poco conto, voglio dire, su un ospedale che poi sarebbe destinato a essere soppiantato da quello unico, perché si parla oramai incessantemente dell'ospedale unico regionale. Questo secondo noi è uno sperpero di denaro, qualcuno dovrà valutare se è corretto farlo o no. Si poi alla fine sarà più di un milione di euro. Questo è quello per Macerata, ma io ho visto i lavori anche, pensate anche a San Severino, perché a San Severino non sono stati fatti i lavori. C'è un parcheggio che è tutto sommato gratuito e meraviglioso, genererebbe non si sa quante macchine, ma che senso ha allora spendere i soldi se poi viene chiuso? Perché l'altro messaggio che dobbiamo sapere è che verrà chiuso. Sono disposto a scommetterci. Come sapete, la chiusura del punto nascita è l'effetto domino. Se tu butti giù il punto nascita, a cascata poi viene via tutto. Non credete che ci potenziano l'ospedale, non ci potenziano per niente. È un passaggio per poterti chiudere. La terza messaggio, quindi attendiamo con fiducia il ricorso al TAR. Noi riteniamo che ci siano delle grosse possibilità, adesso per scaramanzia mi fermo qui, però è chiaro che voi capite, stanno anche grossi interessi in giro, veramente enormi, sembrerebbero enormi, adesso escono fuori quello che tutti noi avevamo pensato sulla sanità privata, e capite che è una battaglia dove è possibile, io ho fiducia alla magistratura, però è chiaro che è possibile che ci siano dei meccanismi per cui, voi capite che significherebbe, bloccheremmo tutta la riforma sanitaria delle Marche. Voi capite che è una scelta, voglio dire, abbastanza impegnativa. I giudici devono essere liberi, non devono fare ragionamenti ulteriori, devono decidere in base a quello che è le norme, e secondo noi se decidono liberamente ci stanno gli estremi, perché sono stati fatti errori grossolani addirittura. Però se mi chiedete che margine c'è, non me voglio esprimere, però è una battaglia complessa, questo è ovvio. Il terzo punto, ho finito, il terzo punto che volevo dire, e questo è veramente forse l'aspetto più nuovo, più interessante, finalmente ieri siamo stati contattati dal capo di gabinetto del ministro Lorenzin. Nel pomeriggio noi avevamo mandato tempo fa della documentazione, che in parte teneva conto anche, non so se vi ricordate quelli che erano presenti quando quella signora venne a parlare del figlio, cioè riguardava sia una parte le condizioni dell'ospedale di Macerata e una parte la documentazione riguardava quelle che erano nostre ricerche, la documentazione relativa ai provvedimenti fatti alla regione. Quindi abbiamo mandato i provvedimenti fatti alla regione, gli abbiamo mandato la situazione che secondo noi c'era su Macerata.
documenti, però in chiacchiere non ne abbiamo mandate. E erano passate qualche settimana, perché era, non so se era poco dopo Natale, forse un mese era passato. Sì, e ieri, fortunatamente, ho ricevuto questa telefonata, mi sembrava uno scherzo, tant'è che stavo a fargli una battuta, ho sentito però la voce del ministro, non è che ha parlato con me, però ho capito una voce di una donna, l'ho riconosciuta, perché ha fatto ministro, un attimo, sto parlando, e ringraziato, ha detto, sa, avete mandato per il comitato questa documentazione, se potevamo fare un'integrazione documentale. Gliel'abbiamo mandata via email, e quello che ci ha assicurato il capo di gabinetto è un interesse del ministro su questa vicenda. Cosa succederà? Non lo so, non è che lo venga a dire a noi, però effettivamente ho chiesto anche se potevamo dire che c'era stato questo interessamento, perché ci aveva fatto piacere. Comune, magari, così sì, poi deciderà cosa fare. Tenete conto, questo lo sapevamo, che la sanità è gestita in materia riservata dalla regione, cioè vuol dire che in materia di sanità in ogni regione è la stessa appunto regione che decide cosa fare e cosa non fare, no? Quindi lo Stato, il ministro anche, può ingerire fino a un certo punto, però è chiaro che plausibile pensare che un ministro della salute possa avere un'influenza se ci sono state delle violazioni di legge che dovrebbero essere state. E noi non è che vogliamo fare una lotta campanilistica o ce l'abbiamo con Maggiorati in particolare, vengo al punto, ma se non c'è una situazione sicura è nostro dovere, non perché ce l'abbiamo con Maggiorati, è il nostro dovere di fare in modo che la partoriente di San Severino, di Materica, di Piorago, di Lisso o di altri posti non vada in un posto che non è sicuro, o quantomeno fino a che non è sicuro, perché questa sicurezza non è che è messa in dubbio da me che non conto niente. Ho mandato gli articoli di stampa del sindaco Carangini, non è pensabile che il primo cittadino dica delle cose riportate tra virgolette. Il sindaco Carangini nel Resto del Carlino il 5 febbraio e anche sul Messaggero ha dichiarato che non è a norma e che quindi c'è da sbrigarsi a fare l'ospedale unico, perché non è a norma, ci sono problemi di messa a norma, dice testualmente. E voi capite che questa è una situazione che insomma non mi pare che ci faccia stare tra le mani. Quindi c'è questo interessamento, lunedì sarò richiamato per vedere se la documentazione che gli ho mandato è sufficiente o meno per adottare, magari non ne fa niente, magari però io presumo che qualcosa sia fatto. Quindi lunedì mi devo risentire e per conto del comitato, perché ha chiamato me perché mi è stato dato il numero, e quindi questo penso che sia l'aspetto un pochino nuovo che ci può dare un bizzico di fiducia, perché io credo che se veramente potesse fare una piccola ingerenza o presumo che forse può essere un vincolo in più, io non lo so poi quello che riusciremo a fare, non lo so, però abbiamo veramente provato di tutto, di più, non lo so. Non lo so. Io chiedo scusa perché mi sono dovuto dilungare un po'.